E rieccoci in studio. Gini, avresti dovuto mettere lo stacchetto, ma penso che non avesse bisogno di aggiunte questo pezzo, insomma. No, no, lo stacchetto era pace. Ah, pace. Ce l'ha fatto Dargin D'Amico, che salutiamo, un altro grande applauso. Ringraziamo tantissimo. Ringraziamo, ma voltiamo pagina. Vogliamo andare... che prima o poi si convinca di aver fatto un bel disco. Sì, perché diciamo, alla fine... parecchio modesto comunque, ragazzi. Pure troppo. Veramente, siamo felicissimi di averlo intervistato, ma ora... voltiamo pagina, abbiamo qui con noi Claudio King Rosetti, leader capo di Coldplay, ma per questa sera dei Bikini Violet! Applausi. È vero che i Coldplay, cioè il tuo secondo gruppo, aprirà i concerti ai Bikini Violet? È vero che i Coldplay si sono presi una pausa di 3 anni per permettere a te di suonare quei Bikini Violet? Sì, è vero. Okay. Avvicinatevi. È tutto vero. Devi parlare nel microfono. Non sono abituato, perché i Coldplay vanno in playback. Siamo noi che li abbiamo lanciati. Sei stato trombato anche da quelli. Io vorrei iniziare... Attenzione, allora, abbiamo in studio Claudio King Rosetti. Diamo una scossa a questa serata. Vorrei iniziare, scusandomi con la redazione, non solo in questa sede dislocata, con tutta la, tutti i dipendenti di Punto Radio, perché questa sera vi ho portato Andrea Bianchi in studio. E quindi sono scuse doverose. Perché? Perché l'hai portato? Cos'è lui per te? Per me? Lo devo dire qui, è un peso, sì, sicuramente morale, affettivo e anaffettivo. Anal affettivo, perché io sono a metà fra l'amore per l'affettivo e l'odio per l'affettivo. Questa frase l'ho già sentita. E intanto attenzione, perché il Milan all'88esimo continua a condurre per 1-0. Attenzione. C'è mio padre a Milano, quindi lo saluto. Salutiamo. In realtà t'ha abbandonato. Non so. Come si chiama? Luigi King. L'avrei detto io, mi hai fregato sul tempo. Luigi King Rosetti. E allora, vediamo un po', qui siamo con appunto il leader dei Bikini Violet non lo sapevo, su Cascina, da stasera sei ribattezzato, su Cascina spopolano al Clama Pub il lunedì sera con le jam al volume più alto d'Europa. Esatto, e questo perché dopo 3 anni di acustico io ho avuto bisogno di sfogarmi, non mi riesce a farlo a casa. Abbiamo presentato Andrea Bianchi, ma non abbiamo presentato... Il vero leader. Caro leader, Federico Rosetti. Federico King Casarosa Rosetti. Casarosa Rosetti, perché ormai sono sposati anche su Facebook. Sì, io mi confondo. Comunque, è vero che sono già morte 8 persone per via del volume. Sì, è vero anche questo, ma non ne abbiamo dichiarate altresì. Cristiano Mannai. A chi vuole suicidarsi domani sera è invitato. È invitato alle gemme del Clama Pub, che offre i primi piatti, quindi pagate solo la bevuta. Bellissimo. E quindi, infatti, si è trasformata più che in una mensa dei poveri. In una mensa dei poveri. Gente arriva, prende la pasta, non consuma e se ne va, non ascoltandoci neanche. E mandandoci anche in culo. Bellissimo. Bellissimo. Sì, ma guarda che devo dire, l'altra settimana abbiamo iniziato anche con Blue Bossa, dei pezzi simil jazz, per far vedere che siamo... Qualcuno urlava da un lato. Abbiamo Carlo Pacini che tutte le volte tentiamo fare i pezzi tipo Blue Moon, fa che Froci. Cos'è questa musica da Froci? Ma io dico, ma posso fare un pezzo di jazz nella mia vita anche se non lo so suonare? La terza voce è stata presentata perché interviene, rompe i coglioni. Andrea Bianchi è già stato detto Giancavo, non lo sapete, ma tutti lo chiamano Giancavo. Perché Giancavo? Questo ti devo dire, lo ignoro. Anch'io. Sul serio, veramente, non so perché mi chiamano Giancarlo. Perfetto, ok. Dopo questo imbarazzantissimo momento. Ma non ti abbiamo ancora raccontato che abbiamo quasi investito una prostituta lunedì sera. Su cose che succedono facendo le 4 la mattina il lunedì. Allora, questa è tra l'altro uno dei punti rilevanti della biografia dei Bikini Violet. Quella sera, puttane. Carmageddon, prostitutes. Sulla fine del 2012, i Bikini Violet di ritorno da una jam, perché ricordiamo,
i Bikini Violet principalmente nella loro carriera hanno suonato a Cascina. Sì, sì, quindi sì, è, questo è uno dei motivi per cui siete qui. Sì. Il secondo motivo, il primo motivo è che Claudio King Rosetti è uno tra i più noti sex symbol anni 80 e 90. Raccontaci di questa tua caratteristica. Anni 80 e 90, quindi adesso è in declino. Quindi adesso no, abbiamo... in fase resto. No, no, no. Come i libri di Twilight, sono in declino. Come procede? Sì, ora ovviamente si è data la musica, tipo gli artisti, tipo che... Tipo Johnny Depp, anche ora... Sì, no, Bruce Willis, che sì, dopo, cioè, verso quando la carriera è un Alessandro po'... Alessandro Haber, che so che ha fatto un disco. Bravissimo, perfetto, in questo caso. Parlaci un volevo po'... Volevo dire Alvaro Vitali. Ma... Parlaci un po' degli anni 80 e 90 da sex symbol e poi gli sviluppi di carriera, insomma, raccontaci. Ma erano sicuramente tempi molto diversi, sia da adesso... Erano tempi in cui bastava avere un giubbettino di pelle e ti trovavi sotto casa una serie di minorenni, tutte avvenenti. Era un mondo più romantico, ti suonavano al campanello, parlavano con tua madre le invitava solitamente dentro. Ma parlavano e basta, perché a me è capitato più di una volta che non parlavano e basta con mia madre. Di solito non parlo. Cosa facevano con tua madre? So che però, nonostante... È stata quasi investita lunedì scorso. È stata investita. Ma aveva una maglietta riga bianca e rossa, allora era lei. So che comunque nonostante il declino, appunto l'avvento dei social network, comunque appunto stavi parlando del come fare a beccare, l'avvento dei social network ha da una parte complicato, da una parte semplificato la vita. So che segui, vuoi dare dei consigli a chi all'ascolto? Guidate la polizia postale. Anche Andrea Bianchi segue il corso di Claudio King. Andrea Bianchi, ti devo dire, è un grandissimo batterista e ha 20 e ha tantissimi allievi, e fra cui delle bambine di 16, 15 e 14 anni, e non manca mai di postarmi le foto dei loro mezzi busti. Sono in realtà loro sono lì. E il nostro Claudio, il nostro maledetto diffamatore, ho il nostro Claudio, il nostro Andrea sono venuti ospiti da noi non come musicisti ma come idioti, i più grandi produzioni con il maggior numero di denunce per stalking a Pisa. Vero? Sì, sì, è vero, in particolare a Cascina. Siamo medaglia d'oro, d'argento, di bronzo. Cascina ormai è un microcosmo. Ma ascolta, io posso sbucciare un'arancia oppure come detto l'avventura X Factor, posso spezzare un braccio. Sì, in favore. No, Federico è un bravo ragazzo, lui uso come copertura. Tutti sanno, Federico, diciamo, è il lato buono. Sì, prima sì, o poi ci abbandonerà tutti sull'autostrada. Infatti. Ora buttare. E l'investo successivamente. È vero che la vostra musa ispiratrice è Pacciani. Pacciani è una persona prima Anita Dark, chiaramente. Però diciamo che Pietro Pacciani purtroppo era un uomo di alta e indubbia moralità che è stato ingiustamente accusato per un giro più grosso e fra l'altro non sappiamo, noi ci dissociamo. Ti dissoci, ma siamo troppo giovani noi. Ma Tom Cruise, questa ve la dico, ha acquistato i diritti del libro Le dolci colline di sangue e farà un film su Pacciani. Questa no, è, è verità, Le dolci colline di sangue. Questo te l'ha detto tua moglie Gwyneth Paltrow? No, me l'ha detto, no, l'ho letto su internet. Ah, non l'ha detto tua moglie Gwyneth Paltrow, non è la tua moglie? Sì, 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 è lei. Allora, però non abbiamo detto trombata anche Claudio King, ora posteremo una foto, il sosia è il Chris Martin. Chris Martin. No, Chris Martin è il sosia del nostro sì, Claudio. Esatto. E Claudio... Chris Martin è più giovane, penso. Chris Martin ha fra l'altro una cover band dei Bikini Violet, mi pare. Il Chris Violet... anche mediocre, penso. Anche sì. Quanta gente c'è che ci offende? Cosa no. Ragazzi, calmiamoci. Allora, so che dovevate suonare qualcosa, invece di far casino. Prendete gli strumenti, dai, scaldiamoci un po' le mani, poi dopo continuiamo a parlare di violenza, morte, Pacciani, e distruzione e primarie. Tra pochissimo dobbiamo parlare di Twilight, perché ci sono degli argomenti interessanti. Allora, mentre voi prendete gli strumenti, io stilo una lista degli argomenti di cui vorremmo parlare. Allora, Juventus Milan, direi, in ordine. Poi Twilight. Poi primaria del PD. Primaria del PD. Il nuovo film di Pacciani. Film su Pacciani. E poi ultime notizie sul mostro di Firenze. Sì. Perché Claudio King sa cosa è successo. Allora, era testimone. Ma poi
C'avevo anche un altro argomento, ma la produzione della 100% di Alex Magni. Vabbè, so che il è la tua seconda musa ispiratrice. Sì, la 100% però. È una casa di produzione hard incredibile. E te la conosci perché di produzione di cosa? Produzione di film hard. Io, come sapete, lavoravo in un videoclip. Ero responsabile sala hard, quindi so di cosa parlo. Non perché riguardavo. Eri responsabile pulizie della sala hard. Esattamente, perché lavoravo con due ragazzi che uno era laureato in letteratura, aveva scritto due libri sugli apostoli, è verità, e un libro si chiamava God is Love, 446 pagine, e l'altro era un ragazzo in chiesa e volevano a più riprese chiudere la sala hard, ma io con il gestore mi sono opposto. La maggiore fonte di guadagno del video VIP, tra l'altro. Effettivamente. Non è vero, ma però mi piace pensarlo. Vendevate robe come donne grasse e cani. Va bene, ma di questo parleremo più avanti. Allora, vogliamo far sentire qualcosa? Oddio, non sono in grado. Va bene. I Bikini Violet dal vivo a Punto Radio Cascina. L'era del Mugine d'Oro. Stay with you.